Il presidente Maurizio Borelli, presidente della ANMIL, da Reggio Emilia, è qui al convegno organizzato dai consulenti del lavoro a Genova e poi dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei commercialisti per affrontare un tema interessante, questa definizione di generazione legalità. Riguarda soprattutto e rivolto al mondo giovane. È così, presidente? Sì, è rivolto al mondo giovane, ma non solo, perché è rivolto a tutti coloro che lavorano. Noi intanto ringrazio anche i consulenti del lavoro di Genova per l'invito a questa iniziativa, come diceva, per la legalità. La nostra associazione con i consulenti del lavoro nazionale abbiamo sottoscritto un protocollo proprio di intesa lo scorso ottobre per collaborare con loro sui temi della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, ma della legalità, e anche per il reinserimento lavorativo per le persone con disabilità in seguito a un infortunio sul lavoro. Uno dei temi di oggi è la sicurezza sul lavoro. Viviamo un momento difficile, purtroppo numeri alti di morti, eccetera. Ecco, dal suo osservatorio, che riflessioni può fare? Intanto, proprio che vengo da Reggio Emilia, ieri pomeriggio è deceduto un artigiano di 67 anni. Il problema è un fattore culturale. La cultura della sicurezza vede quando muoiono dei lavoratori anche con esperienza, no, diciamo, sul lavoro, certo. Perché molte volte ancora oggi non vengono utilizzati quelli che sono tutti i presidi di sicurezza. Non sono fatalità, l'infortunio del lavoro non è mai una fatalità, ma è sempre un comportamento non corretto, sia come persone sia come legalità, nel senso di rispetto delle regole degli ambienti di lavoro. Oggi, ancora oggi, dai nostri dati risulta, in particolar modo anche per esempio dopo la strage di Firenze, che gli incidenti sul lavoro nel settore edile, dei numeri che abbiamo ancora oggi, sono tutt'altro che incoraggianti. Però attenzione, perché quando noi sentiamo parlare, no, di numeri, vediamo i media ne parlano, quando avvengono delle stragi, purtroppo tutti i giorni abbiamo morti sul lavoro, ma abbiamo tantissime persone che subiscono infortuni tali che poi porteranno queste conseguenze fisiche e psicologiche, se le porteranno avanti per tutta la vita. Arrivati a questo punto, cosa si può fare? Si ritorna alla, come lei diceva, ai fatti culturali, alla scuola. Vedo che oggi ci sono tantissimi studenti. Com'è possibile ritornare, cioè, se è possibile tornare un poco indietro, insomma? La nostra associazione ha 80 anni, da oltre 20 anni la nostra associazione sta girando su tutte le scuole di tutta Italia, a partire già da quelle elementari, portando i nostri testimonial, perché i nostri testimonial, che sono persone che hanno subito sulla loro pelle, certo, un infortunio, con il loro racconto riescono a sensibilizzare e scuotere molto quella che è la coscienza delle persone, che si porteranno dietro per il resto della loro vita. È un fatto fondamentale per cercare di limitare quel per più. La nostra associazione si muove con i testimonial, ma lo fa anche come iniziative come questa con i ragazzi e come Lorenzo, che vedrete che attraverso un suo lavoro che lascia lui spiegare, ci consente di rivolgerci ai giovani che sono i futuri lavoratori di domani, ma anche futuri imprenditori. Quindi partendo da loro per una migliore cultura della sicurezza e sensibilizzazione su questi temi.